Agiarisci. Agiarisci, vado come cantano sti bastardo, eh. Vado come cantano sti piezzi e merda, eh. A tornare a venire in da fogna. Gente munnezza. Fa male, ragazzi, fa male, fa tanto 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 male. Perciò quando abbiamo fatto i sorteggi il sottoscritto non voleva le squadre italiane, perché contro il Milan uscire fa male. Se fosse uscito con un Manchester, con un Bayern Monaco, con un Real Madrid non faceva male. Contro il Milan fa male, anche perché vedendo la partita, no? Sia quella di andata che di ritorno, la differenza tra Napoli e Milan, magnanno. Sì, sì, che sofferenza fino all'ultimo secondo. Sì, perché Milano c'è, il Milan c'è. Non vi sento ragliare, non vi sento ragliare, non vi sento ragliare, non vi sento ragliare, non vi sento ragliare. C'è solo il Milan, c'è solo il Milan. Complimenti al Milan, perché io sono coerente, complimenti al Milan, forse sono stato l'unico, l'unico a non festeggiare quando abbiamo beccato il Milan. Dov'è quello lì che fa? Si è più forte, se non abbiamo quattro, si è più forte, allora sta chi lo scemo, chi lo scemo, allora sta chi lo scemo, si è più forte. Di calcio non capite nulla, di calcio non capite nulla di calcio. O che è successo qua? O che è successo? Milan Napoli 1-1. Come? Pesca, pesca lo sorteggio, pesca, com'è? Oh Milano, ci chiamo quattro palloni, Milano, Milano. Ah, per cortesia. Semifinale, semifinale, perché noi siamo sempre solo l'AC Milan. Non siamo l'SSC Napoli noi, siamo l'AC Milan, cazzo. 7 volte campioni d'Europa. Il Milan, e adesso domani Inter, domani Inter, domani non farmi scherzi perché sarà una semifinale, schiattiamo tutti, milanisti e interisti, se passa l'Inter domani ci sarà la semifinale Milan-Inter, Inter-Milan, schiattiamo tutta Milano, schiatta. Non sapeva la spiegazione. Molti tifosi del Napoli, specialmente i youtuber, molti di loro esultavano, esultavano Milano, Milano, Milano. Perché Milano giustamente era scarso, avevano campionato. Io ho sempre rispettato, ho sempre detto, per carità, ci facevano culo tanto, è normale. Normale, l'adrenalina ci sta. Però non ero mai convinto. È finita, è finita, è finita, siamo in semifinale, siamo in semifinale, siamo in semifinale, tornate a piangere, la vedi quella piangere, piangete, piangete, semi più forte, semi più forte, com'era semi più forte? Per noi è già un traguardo essere arrivati fino a qui, ragazzi. E ci servirà da lezione per i prossimi anni. Va bene così? Cagiarisci, cagiarisci, guarda come cantano sti bastardo, eh. Guarda come cantano sti piezzi e merda, eh. A tornare a venire in da fogna, gente munnezza. Volevano vincere, volevano vincere, e l'hanno presa nel culo, e l'hanno presa nel culo, e l'hanno presa nel culo. Volevano vincere. Uè uè, spariamo i botti. Forza Napoli, oh Champions, mi tatuo la Champions. A casa, a casa, a casa, siete degli sbruffoni.
Ragazzi, fatemela passare, sono felicissimo perché veramente siamo riusciti a passare e abbiamo eliminato veramente una grande squadra. E fatemelo dire, ragazzi, oggi, stasera, il Napoli esce a testa alta perché ha fatto una grande prestazione e soltanto una grande prestazione dell'altra squadra è riuscito a fermarla. Complimenti al Milan che in 180 minuti ha meritato assolutamente il passaggio del turno. Per mentalità, per convinzione, per attenzione e soprattutto, soprattutto per cinismo. E applausi ai ragazzi che sì, siamo usciti, però non vanno condannati e né la stagione deve essere reputata fallimentare. Com'è? Voi mettiamo la palla mock? Com'è? Non venite al Maraciole che ve ne diamo tre? È tornato Siminchia, Cravaschella, da qua, da là. Oh, una sola parola. Pinchi di sto ciucet. Pure color limone di Sorrento. Mi tatti un mocca così. E chiangi, piangi, piangi. Cosa dire? Partirei dal dire che gioca meglio il Verona, che non ci ha segnato semplicemente perché ha degli scartari probabilmente al posto di calciatori di qualità a differenza del Milan, perché il Milan ha giocato di contropiede. Ciao Spalli, ciao Osimhen, ciao Quara, salutateci. Se andiamo in Champions League, Milan, quanto è bello! Spero innanzi in Champions League! Questa la faccio con tutto il cuore! Non mi fanno paura a me questi qui. Moscio Vileda, Leao. Gli avete fatto fare 80 metri con la palla. Si sapeva che loro giocano solo ed esclusivamente in questa maniera. Milan è una squadretta. Non ci fa paura. In semifinale Champions, commosso, ragazzi. Cioè, ma di che cazzo parliamo? Allora, semifinale significa tra le prime quattro migliori d'Europa. Cioè... Vabbè, perché ridi, scusa. No, dillo. Fa strano. Il Milan, dopo 16 anni, torna in semifinale di Champions League, resiste all'assalto del Napoli. Non c'è nessuno, Violi, non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno, c'è una squadra che fa il calcio italiano e non c'è nessuno. Vabbè, ci seguirete domani che andrete fuori, questa è poco la sua, che non c'è nessuno. In una stagione che resterà comunque nella storia per quanto ha fatto il Napoli, per risultati e spettacolo che ha garantito in Italia e Europa, per lo scudetto che lì è un passo, il rimpianto dei Quareschelli per il rigore fallito come quello che c'era nel primo tempo, ha segnato poi... Ma che lì là? Non so nessuno! Tu sei pigliato in culo! Non so nessuno! Oh meme! Godo! Godo! A coppi cambio! Vincito sto scudetto a rubare l'uovo da Nanzi, però da 30 anni che hai vincito 0.